Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come potete vedere, sono tornata con un video mukbang e finalmente oggi mangiamo un po' di sushi. Era da un sacco che non registravo un video mukbang sushi e me lo state chiedendo in tantissimi nell'ultimo periodo, quindi avevo voglia di sushi, in più mi chiedete sempre questo video, quindi eccoci qua. È appena arrivato, quindi iniziamo subito a mangiare, anzi prima vi dico che cosa ho preso. Oggi ho preso solo roll e siccome lo sta mangiando anche mia sorella, solo che non voleva partecipare al video, quindi lo sta mangiando in separata sede, abbiamo pensato di prendere 4 roll e di dividerli così che tutte e due potessimo provarli tutti. Quindi abbiamo dei roll con la Philadelphia, sarebbe salmone Philadelphia, poi dei roll con il tonno cotto. Poi abbiamo dei roll con la mandorla, ma siccome a me non fanno impazzire, io ne ho presi solo due e il resto le ha prese lei. E poi abbiamo dei roll, forse questi qui li riuscite a vedere da là, questi qui con il rosso, sono tipo salmone e qualcosa di piccante. E poi io ho preso anche questi qui che sono gli osomaki al salmone, che però a mia sorella non piacciono perché non le piace molto l'alga e quindi me li mangio tutti io. E oddio, qui abbiamo la soia, un po' di wasabi. E nulla, buon appetito. Ah, e poi mi hanno regalato anche una coca, quindi mi sa che finirà con la coca. Buon appetito! Buono. Apriamo la soia, no, la metto sul faccetto per quella di fare danni. Sto morendo di fame. Tra l'altro, siccome è stata una cosa abbastanza improvvisata, non ho chiesto di farmi le domande su Instagram. Quindi oggi parliamo un po' a ruota libera. Come sempre, fatemi sapere se state mangiando con me oppure se state guardando il video a caso. Io di solito i mukbang li guardo a caso, cioè quando mangio, non li, cioè, se capita che c'è un video nuovo di qualcuno che segue con mukbang, ok, se no non li cerco mai. Madonna, che fame. Allora, mi sa che mangerò un po' alla volta, cioè non finisco prima uno o quell'altro. Quindi boh, vediamo. Proviamo con la Philadelphia. Buonissimo. Volevo fare con voi un po' un resoconto di quest'estate. Perché non so voi, ma mi è davvero scivolata tra le mani. Cioè, mi è passata davvero un sacco in fretta, ma questa cosa ormai ve l'ho detta mille volte. E quindi, cioè, mi sembra un po'. Boh. Di essermela persa quasi, però in realtà non è vero. Ho fatto un disastro. Ho fatto un disastro. Comunque dicevo, mi sembra un po' di averla persa, di essermela fatta proprio scivolare tra le mani, però in realtà non è vero, perché me la sono goduta un sacco, sono anche andata in vacanza con i miei amici per la prima volta, quindi, cioè, in realtà è stata una bella estate. Però forse ho preferito l'estate 2020. Sarà che l'anno scorso c'era stata la pandemia e quindi l'estate era il primo periodo che passavamo fuori casa e quindi ci siamo divertiti un sacco, secondo me anche un po' quello. Proprio quello piccante che non l'avevo mai preso. Buono. E quindi boh, secondo me un po' per quello mi sono divertita di più. Poi è anche vero che quest'anno ho passato un sacco di tempo in vacanza, quindi un bel po' dell'estate me lo sono persa, cioè tipo mentre ero via un sacco di hanno fatto un sacco di feste i miei amici, io non ho potuto partecipare perché non c'ero. Tra l'altro torneranno anche i Cooking Chips. A proposito, in questi giorni io sto lavorando un sacco e non vedo l'ora che voi possiate vedere tutte le cose a cui sto lavorando perché ci sto davvero dedicando un sacco, sto impegnando un sacco di tempo, volentieri, lo faccio volentieri, però non vedo davvero l'ora che possiate vedere tutto. Provo quella alle mandorle. È buono, ma io ho preso quelli con meno mandorle perché boh, non mi fanno neanche troppo impazzire le mandorle, quindi. Boh, dai, questo lo finisco subito. Sostanzialmente è uguale a quelli col salmone e la Philadelphia che ho preso, solo che hanno sopra le mandorle, ma non le ho sentite neanche troppo perché appunto ho scelto quelli che avevano meno mandorle. Apro un po' di wasabi che cioè lo sceglierei anche nella soia, eh.
Però è piena di tonno perché l'ho fatto cadere prima. A mia discolpa era mezzo rotto il roll. Comunque, lo metto tra le bacchette sperando di non morire per il piccante. Comunque, vi stavo raccontando, se riesco a prendere un po' di wasabi, vi stavo raccontando. Ah sì, che poi alla fine quest'estate mi ero programmata un sacco di cose da fare. Ma in realtà ho fatto ben poco, cioè tipo l'unica cosa che non ho fatto è stata studiare. Ma vorrei dire che lo farò durante l'anno, visto che avrò già poche cose da fare. Mi stavo strozzando, perfetto. Allora, quest'anno penso che sarà un anno un po' devastante perché avrò da studiare un sacco a scuola, visto che sono in quinta e quindi è l'anno della maturità. Tra l'altro sono un po' preoccupata. Nel caso in cui la maturità dovesse tornare quella originale con gli iscritti e tutto, cioè ho un po' di ansia. Però boh, vabbè, per adesso non ci preoccupiamo troppo. In aggiunta riprenderò sicuramente con lo sport, cioè con l'allenamento, appena torno in realtà da questi ultimi giorni che mi farò di vacanza. E poi ci sarà anche magari da studiare per la patente, non vedo l'ora in realtà io di essere indipendente anche da quel punto di vista. E poi boh, ci sarà da studiare magari per qualche test d'ingresso all'università, non lo so perché ancora non so neanche io che cosa voglio fare. E poi beh, ci sarà un sacco di lavoro da fare. Se tutti i miei progetti vanno in porto ci sarà un sacco di lavoro da fare e non vedo l'ora. Come ogni cavolo di volta che registro un mukbang, ovviamente la macchinetta si era scaricata, cioè meglio la memoria, quindi l'ho cambiata e adesso sono tornata da voi. Vi stavo per dire che un sacco di progetti stanno per iniziare, quindi ci sarà anche da dedicarsi a quello. È già finito? Sì. Ti è piaciuto? Sì. Hai avanzato qualcosa? No. Mannaggia. Era buono anche quello con l'uovo. Vuoi qualcosa? Quello col tonno cotto è un po' secchetto, secondo Non mi piace. Vuoi la coca? me. No. Ok. Sono pienina. Meglio. C'ha ragione, è un po' secchetto. Prima non l'ho notato perché è caduto metà del tonno. Comunque, pensavo di... Non mi ricordo. Però vabbè, sostanzialmente avrò un sacco di cose da fare, però boh, non vedo l'ora. Cioè, io è da un mese che ve la meno dicendovi: no, vabbè, tornerò a fare tutto, non vedo l'ora di settembre perché ho un sacco di cose in mente da fare. Ok, quindi, ok, scusate se sono ripetitiva, ma è che mi piace condividere ogni singola cavolata anche con... cioè, ogni singola cosa e anche le cavolate con voi. In realtà non so bene cos'altro raccontarvi perché, come detto, io condivido tutto con voi, quindi è un po' difficile. Però una cosa ve la posso dire. Quest'estate non ho guardato serie TV, cioè proprio per niente, anche di film ne ho guardati ben pochi. Ma una serie TV l'ho guardata ed è stata Outer Banks. Bellissima, mi è piaciuta un sacco. Quindi, se ancora non l'avete vista, fidatevi di me, guardatela. O forse è meglio non guardarla perché dovete aspettare un anno prima che esca la nuova stagione, quindi forse è meglio di no. Però per chi invece l'ha già vista, leggevo che la terza stagione si pensa che arrivi tra un anno, quindi nell'estate dell'anno prossimo. E poi dicevano i registi che potrebbe arrivare tipo a 5 stagioni, cose del genere, quindi ci spero. L'altra serie TV che invece sto guardando è la serie TV Loki, quindi per chi segue il mondo della Marvel, drizzate le orecchie, gli altri devono iniziare a guardare i film della Marvel, però forse adesso non possono capire quello che sto dicendo. Però vabbè, comunque ho iniziato la serie Loki e mi sta piacendo, un po' particolare, però mi sta piacendo. Non dura tantissimo, quindi penso che tra poco la finirò. La sto guardando con la Franci, sennò probabilmente l'avrei già finita. E poi nulla, volevo vedere anche WandaVision, o WandaVision come si chiama, non mi ricordo. E poi c'è quell'altra che non mi ricordo come si chiama, però boh, se l'avete vista fatemi sapere cosa ne pensate. Disastro. Beh, adesso voglio assolutamente sapere com'è stata invece la vostra d'estate, perché cioè ho letto parlando con le persone che conosco, anche con voi, ho visto pareri un po' discordanti, perché ci sono persone che come me pensano che l'estate scorsa fosse migliore, invece ci sono persone che pensano che l'estate scorsa facesse schifo e questa sia stata fantastica. Però, boh, ho
Ovviamente è una cosa un po' personale, però boh, sono curiosa di sapere come è andata la vostra estate. Alla vostra, è l'ultima. Ah, apriamo il biscottino della fortuna. Ce ne sono tre in realtà, però ne apriamo uno. Ma voi li avete mai mangiati? Io non li ho mai mangiati. Sarà una semina difficile, ma porterà un'ottima raccolta. Adesso sono curiosa di assaggiarlo, quindi ne apro un altro. Grande. Vediamo. Però la forma è troppo carina. Questa sera il destino ha in serbo per voi qualcosa di speciale. Che mi succede stasera? Proviamo. L'odore non mi convince però. Sanno di niente. Non sanno di niente. Però l'odore mi dà l'idea di essere qualcosa di eccessivamente zuccherato, quindi va bene così. Ah, quanto è bello quando si ordina il cibo e non bisogna pulire. No, non è vero, adesso devo fare la raccolta differenziata, quindi è una cavolata. Bene amici, quindi grazie per aver pranzato con me, un pranzo molto veloce sicuramente, e nulla, adesso io torno al lavoro, quindi spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciate tanti pollici in su, noi ci vediamo nei prossimi giorni con tanti nuovi video e segnatevi che dal 6 al 12 di settembre ci sarà una settimana intera di Back to School. Ciao amici, alla prossima!